Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa roundtable che è stata organizzata da Impronta Etica e Fondazione Sodalitas nell'ambito dell'SDG Summit 2021 promosso da CSR Europe. Ovviamente sia Fondazione Sodalitas che Impronta Etica sono National Partner Organization e abbiamo condiviso l'opportunità di organizzare questo momento di approfondimento su un tema caro ad entrambe le organizzazioni, diciamo, per la volontà che abbiamo di sostenere l'importanza dell'azione delle imprese nei contesti territoriali. Vi presento brevemente l'agenda prima di condividere qualche commento rispetto ai contenuti insomma, che possa introdurre anche la discussione che avremo dopo. Sarà il tema generale di questo evento è appunto quello di costruire città e comunità resilienti attraverso l'azione collettiva, le partnership da parte delle imprese. Abbiamo chiesto al professore Eugenio Morello, professore associato in tecnica urbanistica del Politecnico di Milano, di introdurre questo tema raccontandoci dal punto di vista appunto di uno studioso di tecnica urbanistica qual è lo scenario che abbiamo di fronte quando si parla di rigenerazione urbana, sostenibilità e resilienza nelle comunità e nelle città in questo periodo di recovery post-Covid. Seguirà poi la parte centrale dell'evento che è il confronto e racconto di progetti di impresa. Sia Impronta Etica che Sodalitas sono associazioni di imprese, quindi il nostro obiettivo è quello di insomma, valorizzare e sostenere il protagonismo delle imprese nel promuovere il cambiamento attraverso la sostenibilità. E quindi abbiamo chiesto a delle nostre imprese socie di raccontarci le loro esperienze di partnership per promuovere resilienza e sostenibilità sui territori. Nella fattispecie Emilbanca e il Comune di Formigine racconteranno il loro progetto. Ci sarà poi il racconto dell'esperienza di Gruppo Pellegrini, di IGD SIC, di Fondazione SNAM e di IGP Deco. Questo per noi è veramente un momento importante di confronto, no, rispetto a queste tematiche. Parlo per Impronta Etica e il dottor Beda dopo di me racconterà invece diciamo, il punto di vista e l'esperienza di Sodalitas. Come Impronta Etica, diciamo che da sempre sosteniamo l'importanza e il valore del protagonismo delle imprese sui territori, lo dicevo anche prima. Quest'anno ricorrono i 20 anni dell'associazione e proprio in occasione della celebrazione di questo anniversario importante per noi abbiamo fatto un percorso di confronto all'interno dell'associazione con i nostri soci, in cui è venuto fuori, è stata ribadita l'importanza per promuovere la sostenibilità come leva di sviluppo strategico di creare un ecosistema culturale che supporti le connessioni necessarie a determinare un cambiamento verso la sostenibilità. Per creare questo ecosistema culturale, c'è bisogno di costruire luoghi e spazi di confronto e anche di saper attivare delle partnership per il cambiamento. L'esperienza dei nostri soci racconta come le partnership possano essere degli strumenti concreti per mettere a terra delle idee e per mettere a terra delle strategie. Sempre di più vediamo come, insomma, anche la stessa Agenda 2030 ci insegna come la partnership sia uno strumento abilitatore, no? Del cambiamento. E su questo le imprese, dal nostro osservatorio sono ormai molto pronte e molto aperte. Qualche anno fa, insomma, i concetti dell'open innovation sono entrati, no? Nell'agenda delle imprese in maniera molto forte. Si sono, se volete, anche evoluti, no? E il tema delle partnership è diventato uno strumento che ormai viene declinato nelle diverse funzioni su diversi temi in maniera molto ampia. Come Impronta Etica lavoriamo con le nostre imprese su
insomma, su progetti di partnership, cercando di favorire la creazione di network, che dal nostro punto di vista sono l'aspetto fondamentale per avere poi gli elementi per costruire dei progetti. Lo facciamo sia portando le nostre imprese a discutere con soggetti interlocutori che nell'ambito della sostenibilità hanno insomma delle cose da dire, dei progetti e delle idee da mettere a terra, e stimolando le nostre imprese socie poi lo sviluppo di partnership progettuali. Il territorio, la creazione di ecosistemi e le partnership come strumento sono, dal nostro punto di vista, la strada che tutte le imprese dovranno percorrere, ciascuna nel suo modo, per riuscire a determinare un cambiamento vero lato sostenibilità. Io non mi dilungo oltre, perché credo appunto che l'attenzione poi sia veramente sull'introduzione del professor Morello e sui casi di impresa, però passo la parola al dottor Beda per insomma, condividere anche dal punto di vista di Sodalitas la visione rispetto a questi temi. Buongiorno, vi ringrazio per la partecipazione e diciamo anche Sodalitas è un'associazione che si interessa appunto con impronta di questi temi ed è specializzata sul tema della sostenibilità sociale. Per noi la sostenibilità sociale è importantissima, perché è solo la coesione sociale della comunità e del territorio fa crescere la comunità. I protagonisti di questo tema naturalmente sono i cittadini, perché i cittadini sono poi la parte finale. Però c'è la possibilità che le imprese siano motore della creazione di questa coesione sociale. Come? Attraverso quelle che io chiamo partnership civiche, in cui sono operazioni multi-stakeholder che connettono imprese, comuni, non profit, università e scuola. Cioè tutti praticamente gli stakeholder del territorio devono mettersi in azione e creare azioni collettive. È un discorso non facilissimo, però che già in altri paesi ha dato grossi successi. In Italia non è ancora molto sviluppato, però deve essere sviluppato sempre di più, perché abbiamo visto che dà degli ottimi risultati. Adesso vi parlerei molto brevemente di due iniziative nostre che vanno su questa direzione. La prima iniziativa è il Cresca World Città Sostenibili, che è un'operazione che facciamo con l'ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni, che è un premio per sviluppare e promuovere attività di sostenibilità nei comuni. 18 imprese aiutano i comuni a sviluppare e migliorare i progetti di sostenibilità sul territorio. E proprio questa connessione tra i comuni e le imprese ha creato in Italia un tessuto sviluppato di questa iniziativa. In questi anni hanno partecipato oltre 600 comuni che hanno prodotto 800 progetti di sostenibilità locale. Il progetto naturalmente continua, e più si sviluppa e più fa conoscere anche i temi dell'agenda 2030 nei comuni, e quindi crea un problema pratico di evoluzione ma anche di cultura della sostenibilità sul territorio. Poi direi che c'è i due progetti, questo è il primo. Il secondo va incontro un po' più alle debolezze, quindi alle aree fragili. Quali sono le aree fragili? Sono le periferie. Allora, abbiamo individuato un meccanismo che si chiama CSR per la rigenerazione delle periferie, in cui abbiamo messo insieme tanti soggetti che l'hanno promosso: Asso Lombarda, che è l'Associazione degli Industriali della Lombardia, Fondazione Sodalitas e la Fondazione Cariplo, che è la più grossa fondazione bancaria italiana. Insieme abbiamo creato un progetto molto ambizioso, insieme al Comune, naturalmente, che è anche lui protagonista, di creare, migliorare la situazione sociale delle periferie milanesi. Allora, il progetto è molto ambizioso, anche molto difficile. E come è partito? Però è partito con il livello giusto, è partito con quello che io definisco un libro blu, che è praticamente la presentazione di come
iniziare a fare questa ricerca. Questa ricerca naturalmente è nuova per l'Italia, è la prima volta che si fa in un comune in Italia. È partita ad mappare i bisogni delle periferie milanesi, a mappare le iniziative che già le imprese facevano sul territorio e quindi a individuare i nuovi strumenti che potessero agire sul territorio per far crescere il territorio. Nel libro che io chiamo il libro blu ci sono le 20 più interessanti progetti, iniziative delle imprese sul territorio milanese, e di cui 3 credo siano presenti anche oggi, quindi ve le spiegheranno. Però è molto importante adesso invece per noi, questa è stata la parte iniziale, ma mettere a terra il progetto. Mettere a terra il progetto vuol dire far crescere in nuove imprese l'iniziativa, far crescere anche su tutto il territorio nazionale questa iniziativa. Essendo la prima esperienza italiana, più si diffonde in Italia, più far crescere e moltiplica il risultato. Quindi io spero che questa possa avere un successo. I 2 anni della pandemia hanno bloccato un po' l'attività, ma adesso che speriamo di uscirne, l'attività può ripartire. Quindi io faccio anche un appello alle imprese e anche agli stakeholder. Qui dentro molto un peso ce l'hanno avuto anche le università, perché hanno collaborato alla mappatura di questa iniziativa. Io faccio un appello alle imprese di segnalarci le loro iniziative locali che fanno sulla sostenibilità sociale dei territori e partecipare a questo progetto proprio per la diffusione della sostenibilità sui territori, sostenibilità sociale, specialmente sui territori. Quindi io spero di ricevere segnalazioni delle imprese e che siano sempre più imprese che partecipano a questo progetto, perché vuol dire che il tema si diffonde e non diventa un discorso teorico, ma un discorso che scende a terra e aiuta veramente i cittadini abitanti delle periferie. Vi ringrazio. Adesso passo la parola al professore Eugenio Morello del Politecnico di Milano. Grazie molte, dottor Eda, e buonasera a tutti. Io appunto sono un docente del Politecnico di Milano, Dipartimento Architettura e Studi Urbani, e mi occupo da molti anni di sostenibilità e rigenerazione. Devo dire che è anche un po' colpa dell'urbanistica il fatto di aver trascurato il tema della sostenibilità nelle aree delle aziende, quindi nelle aree produttive e commerciali. Spesso la nostra attenzione sulla città è sulle aree centrali, sulle aree urbane, e ci dimentichiamo a volte invece quanto sia importante la consistenza anche spaziale e a livello quantitativo delle aree produttive. Quindi ci tenevo a fare un intervento proprio incentrato sul tema delle aree produttive, perché spesso appunto sono state in secondo piano. Se pensiamo ad esempio alla stessa città di Milano, penso al contesto della città metropolitana di Milano, se guardiamo ai suoli urbanizzati, oltre il 30% delle superfici urbanizzate sono occupate dalle aree produttive e commerciali, quindi una rilevanza molto importante, e addirittura l'11% di tutta la superficie di città metropolitana è occupata da comparti industriali produttivi. Questo ci fa pensare anche che proprio queste aree hanno bisogno di maggiore necessità di rigenerazione. Spesso si tratta di edifici di facile sostituzione, obsolescenti, che vanno rinnovati molto spesso per ospitare nuove forme di lavoro. Ecco, dicevo, io parto un po' con il tema della progettazione urbana come focus della ricerca. Mi sono accorto nel tempo che diciamo, un approccio alla valutazione ambientale, alla simulazione ambientale della rigenerazione urbana in chiave sostenibile non era sufficiente, che invece è molto importante l'attivazione dei processi con partenariati complessi. Quindi ringrazio anche appunto il dottor Beda, perché mi trovo molto allineato con questa idea di attivazione delle partnership multi-stakeholder. Partirò da un riferimento di un progetto
che è coordinato appunto dalla mia unità del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, si chiama Aree Produttive, Aree Proadattive, ed è finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica. Il nostro caso di studio appunto è la città metropolitana di Milano, insieme a noi abbiamo come supporter Assolombarda e Cap Holding S.P.A. Abbiamo durante questo progetto attivato anche una partnership con il comune di Trezzano sul Naviglio, un comune di circa 15.000 abitanti, prima cintura della città metropolitana di Milano, con una lunga tradizione legata appunto al lavoro e alle aree produttive, che sono assolutamente integrate nell'urbanizzato, quindi nelle aree anche residenziali del contesto comunale. Quali sono gli obiettivi di questo progetto delle aree produttive, aree proadattive, così è il titolo? È quello appunto di diffondere la cultura della sostenibilità e dell'adattamento ai cambiamenti climatici nelle aree produttive commerciali. Sicuramente quello che oggi ci chiede l'Agenda 2030, visto che siamo in un summit che si occupa appunto degli SDG, è quello di avere una visione integrata e olistica della sostenibilità. Appunto, non è più solo la sostenibilità ambientale, dobbiamo integrare la sostenibilità anche sociale ed economica, e a maggior ragione in un contesto produttivo gli aspetti sociali ed economici sono molto importanti. Un secondo obiettivo di questo progetto è quello di ripensare ai luoghi della produzione, non solo come luoghi di offerta di beni e di lavoro, ma anche come luoghi che possono offrire servizi ecosistemici. È finita la stagione in cui le aree produttive industriali vengono vissute come aree in conflitto con l'urbanizzato. Oggi, con diciamo l'industria 4.0 e le politiche ambientali, la nuova alleanza tra città e industria è ormai comprovata. Quindi cercare di diminuire il conflitto con le aree produttive anche attraverso appunto la dotazione di queste aree produttive di nuovi servizi ecosistemici, ovvero le aree produttive possono regalare, possono trovare nuove forme di sinergia con le aree residenziali attraverso proprio la produzione di nuove forme di servizi ambientali. Questi possono essere appunto dalla produzione di energia rinnovabile. Pensate alla disponibilità delle coperture delle aree industriali. Inutile dire qui che non ha senso in una politica di transizione energetica puntare tutto sulle aree centrali delle città o ancor peggio sulle aree agricole per produrre energia pulita da fonti rinnovabili, in particolare energia solare fotovoltaica, quando abbiamo a disposizione larghe superfici di coperture industriali. Questo è solo un esempio che ci fa capire quanto questi luoghi possano dare veramente un contributo importante alla transizione ecologica. Un secondo esempio è quello invece di cercare di utilizzare queste aree anche in chiave proprio di adattamento, vuol dire cercare di fare in modo che queste aree sviluppino delle caratteristiche di resilienza, ovvero di gestione delle acque sul territorio, quindi sistemi di drenaggio urbano, rendere maggiormente impermeabili e gestire appunto tutto quello che riguarda le politiche di deflusso delle acque piovane. Questo è molto importante ed è una priorità per le aree produttive. Come ci stiamo muovendo? Appunto, abbiamo detto prima l'importanza delle partnership multi-stakeholder. Allora, quello che vogliamo fare attraverso questo progetto e con il caso pilota di Trezzano sul Naviglio è proprio quello di costruire un living lab che passi, che vada oltre il concetto di comunità d'impresa, ma verso appunto come comunità di quartiere produttivo, li chiamiamo microdistretti produttivi multiattoriali, che riguardino appunto le imprese da una parte, le aziende, ma anche il mondo della ricerca e dell'università e gli attori del territorio sociale e l'amministrazione pubblica. Quello che abbiamo appunto messo in campo è proprio un living lab con le aziende, che a partire proprio dalla dimensione spaziale delle aree produttive sta mettendo appunto una procedura di co-creazione delle soluzioni per l'adattamento e la mitigazione delle aree produttive attraverso una serie di workshop.
Di solito appunto mi occupo di progettazione partecipata, quindi di laboratorio, appunto Living Lab, che tipologia di approccio molto diffusa nella rigenerazione urbana a livello urbano, nei quartieri urbani, ma molto poco diffusa invece a livello di aziende. Se è vero che le aziende fanno tanto dal punto di vista della responsabilità sociale di impresa, appunto a livello di singole aziende, quello che manca è proprio il guardare oltre i confini della propria azienda e cercare di collaborare a livello locale. Quello che appunto stiamo mettendo in piedi è un sistema di co-creazione con le aree produttive attraverso una serie di incontri. Abbiamo infatti stabilito una procedura di incontri Living Lab su quattro appuntamenti che ci aiutano un po' a seguire un percorso dalla discussione, dalla messa in rete degli attori, la conoscenza di quello che già c'è, quello che è stato fatto, quindi il punto di partenza, l'abbiamo fatto attraverso un'analisi SWOT, invece quella che abbiamo chiamato proprio diagnosi SDG, vuol dire in qualche modo aver cercato di tradurre quelli che sono i principi dell'Agenda 2030 attraverso proprio un'operazione di cosiddetta territorializzazione degli SDG, ovvero cercare di raggiungere, di ridurre quel gap tra le politiche a scala ampia, internazionale e nazionale legate all'Agenda 2030 e invece quelli che sono i fatti, gli indicatori che si possono raggiungere a livello locale, per esempio in un distretto produttivo. Dopo questa fase di diagnosi SDG, quindi individuazione degli obiettivi progettuali che si può dare un'area produttiva, siamo passati poi al discutere alcune soluzioni possibili, alcune azioni che si possono mettere in campo, alcune priorità, per poi giungere nell'ultima fase che andremo a conclusione appunto in autunno, delle soluzioni metaprogettuali condivise. Cosa vogliamo ottenere in uscita da questo processo? Sicuramente è quello di arrivare a costruire degli scenari di progetto per le aree produttive, degli strumenti urbanistici che possano rendere fattibile, possano rendere tangibile le azioni che abbiamo discusso sul territorio e poi degli strumenti di governance collaborativo. Quale forme di collaborazione, di partnership multi-stakeholder possiamo mettere in campo? Quali consorzi più o meno formali per far collaborare le aziende? Quello che ci siamo resi conto durante questa esperienza è il fatto che sostanzialmente c'è grande voglia collaborazione, che le aziende hanno poche occasioni di costruire delle reti locali tra aziende, magari ci sono le associazioni di categoria, ma manca quella condivisione, quella piattaforma, quell'ecosistema di cui si parlava all'inizio della tavola rotonda, quell'ecosistema per cui gli attori si possono scambiare informazioni e richieste, istanze, progettualità in maniera molto rapida e snella. Ecco, quello che è la sfida è cercare proprio di agevolare questi scambi di informazioni, questo dialogo, e in maniera meno ingessata rispetto a quelli che sono i tempi soliti delle trasformazioni urbanistiche. Le aziende chiedono rapidità negli interventi, sono disponibili a fare interventi sul territorio, proprio anche in ottica di responsabilità sociale sul territorio in cui operano, vogliono però tempi certi e all'interno di un quadro con una vision definita. Quindi quello che vogliamo fare noi e quello che ci invita a fare il Ministero della Transizione Ecologica che finanzia questo progetto è proprio quello costruire un quadro di riferimento, una progettualità in maniera tale da farsi trovare pronto nel momento in cui ci saranno le occasioni di finanziamento. Quello che osserviamo oggi invece, anche a livello di possibilità di finanziamento di azioni verso appunto l'adattamento e la mitigazione di sostenibilità territoriale, sono invece forti spezzettamenti, forte settorializzazione degli interventi e delle policy e delle forme di finanziamento molto specifiche. Ci sono diversi bandi che vengono messi in campo dalle regioni e dal ministero, penso alla mobilità elettrica, penso ai percorsi ciclopedonali. Ci sono diverse forme di finanziamento
è che però se non vengono inserite in un quadro di insieme organico con un progetto di territorio, rischiano di essere interventi appunto settoriali e non integrati. Ecco, quello che vorrei lanciarvi in conclusione del mio intervento, riassumendo un po' quello che è l'approccio che ci siamo dati con questo progetto aree produttive, aree proadattive, è quello di rivalutare la dimensione spaziale e territoriale delle aziende, quindi dove operano, in che contesto sono, qual è la situazione, la condizione di partenza e di sostenibilità di quel territorio, passare da un'idea di progetto a un'idea di processo che viene avviato all'interno di una comunità, appunto non più di imprese, ma una comunità di quartiere della produzione, e quindi con una forte spinta alla diciamo alle forme di cooperazione locale, perché quello che ci chiede il ministero è appunto di farsi trovare pronti nel momento in cui alcune forme di finanziamento verranno messe in campo, soprattutto grazie ai fondi del PNRR, però farsi trovare pronti vuol dire avere dei progetti validi. Il problema che affronteremo a livello di gestione, di governance territoriale su questi fondi sarà quello di dover decidere e produrre dei progetti con estrema velocità, e questo può essere davvero un rischio. Quindi il fatto di preparare, di costruire queste reti prima che i progetti o che le occasioni si verifichino è sicuramente un punto di forza. Ecco, credo molto che il futuro passi dai territori produttivi, continuiamo a avere attenzione per le nostre città, per quello che è la vita urbana, però la vita e il lavoro sono anche presenti nelle aree produttive. Quindi io mi fermo qua e vi invito a guardare appunto i risultati e gli esiti del progetto attraverso la pagina web del progetto che trovate appunto sul sito del Politecnico, areproadattive.polimi.it. Grazie. Grazie mille Eugenio Morello per questo keynote speech e per averci dato alcuni insight molto interessanti su come potranno evolvere anche le collaborazioni tra aziende e enti locali e tra aziende e cittadini. Quindi questo ci sembra sicuramente uno spunto di riflessione molto importante da mettere sul tavolo nella discussione di questo pomeriggio, nell'ambito della quale abbiamo invitato appunto una serie di aziende con le quali sia Fondazione Sodalitas che Impronta Etica collaborano da tempo e che hanno già sperimentato in qualche misura, no, la possibilità di mettersi in rete, quindi di guardare oltre, no, quello che si diceva anche prima, guardare oltre i confini della propria azienda, guardare a quelli che sono i bisogni locali e declinare appunto gli SDG a livello locale. Quindi come faccio a portare un obiettivo globale anche sul livello locale, generando progetti che hanno impatti sociali anche rilevanti. Direi che possiamo dare il via a questa tavola rotonda con i nostri partecipanti. Io passo la parola a Sara Teglia di Impronta Etica per iniziare il giro di tavola. Sì, grazie mille Elisa, e appunto ci avviamo direttamente nella prima tra le varie testimonianze che abbiamo oggi, proprio puntando l'attenzione su quelle che sono state un po' le parole chiave emerse anche dagli interventi precedenti, quali valorizzazione del territorio, coprogettazione, appunto partnership, ecosistemi e sostenibilità, che sono anche un po' il fulcro del progetto Abbiamo un cuore in comune realizzato da Emil Banca, ovvero il progetto rivolto a tutti i comuni delle province emiliane in cui la banca
appunto è presente, che punta a valorizzare e a sostenere l'economia locale e il turismo, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità. Di questo appunto progetto ci parla meglio Irene Checchi, responsabile sviluppo del territorio e sostenibilità di Emilbanca, e a Irene chiederei di raccontarci quali sono le finalità, le strategie e gli obiettivi identificati dalla banca nella realizzazione del progetto e perché si è scelto proprio di identificare come target di riferimento i comuni presenti nel territorio. Quindi Irene, benvenuta e lascio appunto a te la parola. Grazie, buongiorno a tutti e grazie di questo coinvolgimento che ci permette oggi di raccontare uno dei tanti progetti che Emilbanca mette in piedi in termini proprio di sostegno al territorio locale. Come diceva Sara, noi siamo una banca emiliana, copriamo 5 province e la risposta al progetto Abbiamo un cuore in comune sta in una piccola parte dell'articolo 2 del nostro statuto, che la banca promuove la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile dei territori nella quale operiamo. È da qui che noi siamo partiti. Siamo partiti identificando appunto come stakeholder prioritario in questo percorso verso la sostenibilità le pubbliche amministrazioni, perché riteniamo appunto che nella transizione verso lo sviluppo sostenibile il ruolo degli enti locali sia fondamentale, perché rappresentano davvero il referente istituzionale più vicino ai cittadini e agli soggetti economici e sociali. Cosa abbiamo fatto? Quindi attraverso la nostra rete abbiamo appunto creato delle partnership e abbiamo promosso una sorta di contest, chiamiamolo così, ma è molto riduttivo perché in realtà Abbiamo un cuore in comune è un percorso che vede come prima fase in questo anno 2021 una mappatura. Abbiamo fatto una call verso 204 comuni di queste 5 province con una redemption del 50% e attraverso la compilazione di un questionario abbiamo chiesto ai comuni di raccontarsi in una prima parte del questionario attraverso tutti gli elementi che potevano valorizzarli, quindi la loro storia, le imprese che sono presenti nel loro territorio e tutto quello che potevano appunto di rilevante avere e narrare. E poi abbiamo realizzato una sezione dedicata alla sostenibilità con la finalità appunto di capire il livello di conoscenza delle amministrazioni pubbliche verso questa tematica, ma soprattutto concretamente cosa queste realtà stanno facendo in supporto alla transizione. E quindi ci siamo fatti raccontare da questi comuni concretamente che cosa stanno mettendo in campo, sia da un punto di vista di governance, e quindi se sono state date delle deleghe, per esempio, piuttosto che altre azioni concrete all'interno dei loro documenti programmatici, e di raccontarci dei progetti reali che hanno messo in piedi e che prevedono un'attenzione alle tre gambe, quindi in termini di ambiente, economico e sociale. E devo dire che c'è stata una risposta veramente talmente alta come prima fase, che ora siamo già in una seconda fase di valutazione come a questo punto utilizzare il patrimonio informativo che abbiamo raccolto e come mettere insieme tutte queste best practice per fare dialogare non solo i comuni, ma anche tra loro, ma anche le imprese, i nostri clienti, che grazie ai finanziamenti, insomma, alla collaborazione con noi, stanno appunto mettendo in piedi tanti progetti verso la sostenibilità. Come aiutare quindi queste realtà a mettersi in rete e valorizzare, come contribuire con campagne di comunicazione alla partecipazione, a far conoscere anche ai cittadini tutto questo patrimonio e promuovere partnership attraverso la creazione, per esempio, di momenti formativi e informativi con gli amministratori locali, dipendenti comunali e quant'altro. Quindi in questo ruolo, che è un ruolo di banca locale, proprio pregnante, cerchiamo veramente di mettere insieme, sentivo appunto in apertura cose molto importanti che fanno parte della nostra mission come appunto strumenti abilitatori del cambiamento, ed è quello che stiamo facendo con questo tipo di progetti. E devo dire insomma che abbiamo premiato poi comuni davvero virtuosi e che è molto importante far emergere
nei loro percorsi, anche come esempio verso tutti gli altri che sono indietro su questo tema. Grazie mille Irene, è uno di questi comuni appunto virtuosi è con noi oggi e appunto darei subito la parola a Giulia Martina Bosi, assessora per Formigine Città Sostenibile 2030, proprio uno di quei comuni che appunto ci citava Irene prima, che è stato premiato soprattutto per meriti legati alla sostenibilità. E appunto a Giulia Martina chiederei, dal punto di vista del comune, qual è stata la motivazione a partecipare al progetto e quali sono le iniziative che sono state realizzate, anche perché questo nome, assessore per Formigine Città Sostenibile 2030, è sicuramente un titolo esplicativo e cosa significa essere poi realmente una città sostenibile. Grazie Giulia Martina e per essere qui con noi ti lascio la parola. Grazie mille e buon pomeriggio a tutti. Sì, abbiamo iniziato il nostro mandato, il nostro programma elettorale proprio partendo dai punti dell'Agenda ONU 2030 e quindi ci sembrava giusto affidare con un assessorato proprio questo titolo di obiettivo a Formigine Città Sostenibile 2030. Per farlo non si può farlo in maniera autonoma e solo come pubblica amministrazione, ma bisogna farlo insieme come comunità. E questo è stato uno dei motivi per il quale abbiamo anche partecipato a questo progetto di Emil Banca, perché uno può fare tutte le azioni sostenibili, può utilizzare i piani strategici dell'amministrazione comunale mettendo gli obiettivi dell'agenda ONU, ma se non viene comunicato a tutti i cittadini, non vengono coinvolte le imprese del territorio, non riusciremo mai a raggiungere quell'obiettivo. L'obiettivo 17, che è quello proprio della partnership per gli obiettivi, è fondamentale per raggiungere tutti gli altri, è quello meno considerato, ma credo che sia anche quello più importante di tutti. E proprio per questo noi a inizio di gennaio 2021 abbiamo deciso di iniziare un percorso come comunità. Siamo partiti da una formazione fatta dal sottosegretario all'Unione per il Mediterraneo e diplomatico italiano Grammenos Mastroieni, e abbiamo deciso di fare questo percorso insieme, coinvolgendo i dipendenti pubblici, i cittadini e le imprese del territorio, proprio perché solo fornendo un'adeguata sensibilità alla materia, un linguaggio comune, si può parlare di sostenibilità. Quindi siamo partiti da una parte più formativa per poi passare subito alla parte pratica, perché crediamo che sia importante anche proprio lavorare con la comunità. C'è un detto di Confucio dove uno dice che quando ascolta si ricorda, ma solo quando si fanno le cose le capisce. Ed è proprio così. Quindi in parallelo a questo periodo di formazione abbiamo fatto delle azioni concrete. Abbiamo coinvolto le associazioni del terzo settore per decidere di destinare parte dei loro fondi a un progetto di riforestazione urbana di un territorio. E non l'abbiamo fatto in modo avulso, ma proprio coinvolgendo i cittadini che abitano quel quartiere. Abbiamo scelto insieme la tipologia di piante, dove inserire le piante all'interno del nostro territorio comunale. Questo è un piccolo esempio, ma questo vuol dire proprio come noi, nel nostro piccolo a contatto con il quotidiano, dobbiamo riuscire a trasmettere ai nostri cittadini quali sono questi grandi obiettivi. Sono sì obiettivi globali, come si diceva in precedenza, ma nel locale bisogna pensando proprio agendo a livello globale. Quando uno dice pensare globale, agire locale. Questo perché? Perché a piccoli passi, a piccoli step che ognuno di noi può fare, si possono raggiungere quegli obiettivi. L'amministrazione comunale può fare molte cose, può fare da traino, da coordinatore, ma solo se le aziende del territorio, se le associazioni del territorio seguono questo iter, arriveremo davvero a un punto. Abbiamo fatto ad esempio un incontro in presenza poco tempo fa con tutte le associazioni del nostro territorio per parlare appunto ancora di qual è il futuro e quali sono i passi successivi per questa Formigine sostenibile, per questa Formigine inclusiva, soprattutto post pandemia, dove la differenza e l'inclusione sono ormai andato scemando. C'è sempre più una differenza non solo a livello sociale ma anche culturale, e questo va assolutamente ricucito. Attraverso questo incontro molte delle nostre associazioni si sono rinvigorite, hanno pensato a nuove idee, nuovi progetti da portare avanti
come gruppo e come rete del territorio. La cosa importantissima che siamo riusciti a fare quindi in questi primi mesi è proprio quella di creare una rete, non solo di associazioni ma anche di imprese e con la pubblica amministrazione stessa, dove non solo abbiamo un linguaggio comune ma portiamo avanti progetti concreti, quindi oltre a fare forestazione urbana proseguiremo nel campo del riciclo, l'economia circolare è fondamentale, il cercare di catturare quello che per uno può essere rifiuto perché per l'altro può essere una risorsa. Si parla ad esempio di tutto l'ambito dei vestiti, delle scarpe sportive che spesso i ragazzi usano per 6 mesi e poi dopo devono cambiare. Facendo invece un piccolo emporio dove tutti possono andare, si può quindi recuperare ed evitare che questo vada a rifiuto. Una delle grosse sfide che ci aspetta nei prossimi anni è proprio quella della riduzione dei rifiuti. A livello europeo abbiamo degli obiettivi altissimi, ma anche a livello regionale. Dobbiamo riuscire a riciclare quasi l'80% del nostro rifiuto e diminuire i nostri rifiuti. Per farlo si deve fare insieme, partendo dalle scuole, dai cittadini, dalle imprese e solo con questi progetti dove partono dal basso, partono quindi da altri cittadini, non vengono imposti dall'altro, si può riuscire a raggiungere questi obiettivi. Quindi grazie mille a Bilbanca per averci dato questa opportunità, solo perché attraverso questa condivisione delle buone pratiche si può riuscire davvero a raggiungere questo obiettivo. Grazie, grazie mille a entrambe, a Giulia Martina e Irene Checchi per averci dato insomma questa panoramica molto, molto efficace e concreta rispetto a quella che è un'iniziativa di partnership sul territorio come appunto abilitatore dello sviluppo e della sostenibilità. Io adesso passo la parola a Elisa Rotta per andare avanti insomma con le altre esperienze. Grazie mille Sara. Ci addentriamo con questa nuova esperienza invece in un altro comune, nel comune di Milano, che ovviamente è quello in cui ha sede Sodalitas e molte anche delle aziende nostre associate, e mi fa piacere introdurre adesso Valentina Pellegrini, vicepresidente del gruppo Pellegrini, che è un'azienda leader nel settore della ristorazione aziendale e dei servizi di welfare, che dal 2013 ha costituito la Fondazione Ernesto Pellegrini Onlus, attraverso la quale è entrata appunto in dialogo e in rete con diversi attori di quella che sono la comunità locale, quindi gli enti locali, il Comune di Milano e le varie realtà sul territorio, lanciando un'iniziativa, Ristorante Ruben, della quale appunto oggi ci racconta un po' lo spirito e i risultati raggiunti finora. L'esperienza, diciamo, si inserisce un po' nel filone che citava in precedenza il dottor Alessandro Beda, quando ci raccontava appunto di come prendersi cura, avere un ruolo anche nel prendersi cura delle persone più fragili, dei quartieri più fragili. Lascio dunque la parola a Valentina Pellegrini per illustrarci questa esperienza. Buongiorno a tutti, il mio nome è Valentina Pellegrini, sono appunto vicepresidente di Pellegrini S.p.A., un'azienda italiana imprenditoriale che mio padre ha fondato nel lontano 1965 e che oggi è il primo gruppo italiano imprenditoriale nel settore della ristorazione collettiva, con più di 10.000 collaboratori tra Italia e alcuni paesi del mondo. Io ringrazio molto Fondazione Sodalitas per l'opportunità che mi dà di raccontare come con la mia famiglia abbiamo deciso di mettere capacità, competenze e anche risorse al servizio della comunità e del territorio al quale apparteniamo, facendo appunto rete con quello che Elisa Rotta ben spiegava. Tutto inizia nel 2013, eravamo prossimi ai festeggiamenti del 50° anniversario della fondazione della nostra azienda e forte era il desiderio della mia famiglia di realizzare qualche cosa che fosse bello, eticamente bello e che potesse da un lato consentirci di celebrare l'importante compleanno e dall'altro anche di restituire in senso cristiano un po' del tanto che la vita ci ha dato.
questo desiderio di restituzione ha incrociato il nascere di un bisogno causato da una recente trasformazione sociale, che è quella che ha portato al nascere del fenomeno dei cosiddetti nuovi poveri. Nasce così Fondazione Pellegrini e Ristorante Solidale Ruben, un luogo e un progetto pensato appunto per i penultimi, coloro i quali, soprattutto a causa della perdita del lavoro, si trovano per la prima volta ad affrontare un momento di disagio economico e sociale, ma non per questo si avvicinano a contesti quali le mense dei poveri del territorio milanese, dove un pasto bisogna elemosinarlo. Ruben nasce per loro, noi abbiamo deciso di creare proprio di fianco alla nostra sede, quindi a 200 metri dalla nostra sede, quindi si parla anche e soprattutto di solidarietà di quartiere, un luogo che fosse curato e accogliente, un luogo nel quale i nostri ospiti possano scegliere che cosa mangiare esattamente come al ristorante, un luogo nel quale ci sia il rispetto del tempo dello stare a tavola insieme in famiglia, che spesso non è quello strettamente necessario al consumo del pasto. È un luogo nel quale, esattamente come in qualsiasi ristorante, alla fine presentiamo anche un conto, solo che quel conto è di un euro soltanto per una questione di dignità. Queste quattro caratteristiche insieme, quindi uno spazio, un tempo, la scelta e, consentitemi di dire, anche il conto, ci hanno consentito e ci consentono ogni giorno di attirare a noi e quindi di aiutare ogni sera circa 300 persone, per lo più famiglie, ai quali noi offriamo un pasto, ma anche e soprattutto delle relazioni umane significative, grazie alla presenza in sala dei nostri volontari. E gli ospiti ci vengono segnalati da realtà del terzo settore, dalla Caritas, dalle parrocchie, ma anche dallo stesso Comune di Milano. Pertanto si tratta di una vera e propria collaborazione con quelli che sono gli enti territoriali più importanti, che segnalano noi quelle che sono le famiglie che si trovano ad affrontare un momento di difficoltà, in modo che noi possiamo dare il nostro contributo al loro recupero. Si può quindi dire che Ruben nasce dall'analisi di un bisogno causato da una recente trasformazione sociale, alla quale noi abbiamo voluto dare una risposta, la nostra, che parta dalle nostre competenze di storiche di ristoratori, facendo rete con la città di Milano a vantaggio del nostro quartiere, quindi dei vicini di casa che ogni giorno incontriamo quando andiamo in ufficio. E quello che mi fa piacere dire, e vado verso la conclusione, è che oggi la Fondazione Pellegrini, così come il Ristorante Solidale Ruben, sono una componente intrinseca della nostra azienda, quindi dell'azienda Pellegrini, e ci consentono di trasmettere e di esprimere a tutti i nostri stakeholder, collaboratori in primis, quello spirito di solidarietà sociale e di responsabilità nei confronti della comunità che la mia famiglia ed io abbiamo sempre ritenuto debbano essere un segno distintivo del nostro essere imprenditori. Grazie. Grazie mille Valentina per questa bellissima testimonianza anche di come fare impresa, di fare impresa bene per bene, insomma, come ci state insegnando in questi anni, una bellissima testimonianza. Passo dunque la parola a Sara Teglia per proseguire nella nostra presentazione di case history, di testimonianze di imprenditori e di imprese che fanno rete e generano valore sociale.
Esatto, grazie mille. Proprio sul fare rete, appunto, puntiamo l'attenzione con questa testimonianza, perché insomma parliamo di un progetto che vede coinvolte 3 imprese, un'amministrazione comunale, knowledge partner e il coinvolgimento attivo di tutta la comunità e di un numero appunto ampio di stakeholder, sia nella fase di ideazione del progetto stesso che poi insomma nelle successive fasi. E il progetto di cui parleremo è appunto Waste to Value, un progetto che mira alla creazione di un modello di economia circolare per il recupero degli scarti e dei rifiuti alimentari all'interno di un centro commerciale. E io appunto chiamo in causa Francesco Soldi, responsabile servizio marketing e responsabilità sociale di GD SIC, per chiedere appunto a Francesco il fatto che nel progetto Waste to Value il centro commerciale viene visto come un hub di sperimentazione e di creazione di iniziative appunto collegate al territorio e all'economia circolare e alla sostenibilità a 360 gradi, tutti i temi di cui insomma abbiamo in un qualche modo approfondito nel corso di questi interventi. Ma in che modo possiamo dire che appunto il progetto è in qualche modo un abilitatore della sostenibilità nel territorio in cui è inserito e da quali motivazioni parte e come poi si è strutturato e perché è proprio il centro commerciale. Quindi lascio a te Francesco la parola e ti ringrazio per essere insomma presente oggi. Sì, buon pomeriggio anche da parte mia, grazie per l'invito. Sì, dunque, parliamo di un progetto che ha iniziato a entrarci nella nostra mente ormai qualche anno fa e grazie anche un po' a questo fatto che lo abbiamo proprio, ci abbiamo lavorato molto, ci abbiamo pensato molto, eccetera, eccetera, è riuscito proprio un po' come ce lo pensavamo. Ma come ce lo pensavamo? Allora, noi pensavamo ad un progetto che fosse abilitatore di un percorso in un posto preciso, che è il centro commerciale, che come tale è inserito in un contesto. È inserito in un contesto ambientale e ovviamente anche sociale. Ora, in un centro commerciale passano molte persone, si intrecciano il tempo di molte persone, sia che ci lavorano, sia che passano il loro tempo libero. Quale miglior posto per strutturare un progetto molto innovativo? IGD, che è insomma, la società in cui lavoro, è proprietaria e gestrice di 26 centri commerciali in giro per l'Italia, ma con la collaborazione di partner importanti, quali Coppa Alleanza 3.0 e CAMST, grazie alla supervisione di impronta etica, che questo va assolutamente detto, abbiamo cominciato a sviluppare questo progetto. Che cosa voleva essere? Allora, voleva essere la risposta alla domanda: ma si riesce a sviluppare un sistema di economia circolare in una modalità chiusa all'interno di un centro commerciale? Si riesce a pensare a qualcosa che, partendo da quello che viene prodotto in un centro commerciale, come sapete bene, produce molte cose, produce molto food, produce molti vestiti, produce molta carta, produce molte cose. Scegliamone una di queste filiere, prendiamone una su cui si può lavorare, il food. Scegliamo il food, prendiamo due ambiti del food, scegliamo il food come bucce d'arancia e diciamo, fondi di caffè. Cosa si può fare con questa roba qua? Quante se ne consumano in un centro commerciale? Tanta, aggiungerei per quanto riguarda il mio lavoro, fortunatamente tanta. Possiamo farne qualcosa di nuovo? Possiamo fare un progetto di economia circolare che da questo, grazie alla collaborazione di qualcuno che sta all'esterno, si possa tramutare in qualcos'altro che venga riutilizzato nel centro commerciale? Quindi, partendo da questo assunto iniziale totalmente campato in aria, si è cominciato. Ma come? Abbiamo studiato due maniere. La prima è: ma perché non identifichiamo qualcuno che già sta facendo dell'economia circolare, prendiamo il suo progetto, copia e incolla, lo portiamo dentro il nostro centro commerciale e andiamo avanti?
ovviamente abbiamo percorso un po' questa strada, ci siamo un po' guardati intorno, ma non c'era nulla che si adattasse esattamente a quanto volevamo. Proviamo la via 2. È possibile invece che averci noi già in testa come strutturare il percorso nelle quattro fasi che ho detto prima, che lo strutturiamo insieme a stakeholder esterni? Bah, guardiamo un attimo. Ci siamo avvalsi dell'apporto progettuale di un ente, di un'organizzazione esterna molto attiva a Bologna sugli aspetti dell'innovation, specialmente collegati al food, il Future Food Institute, e con loro abbiamo cominciato a strutturare un percorso di questo genere. Allora, ma perché non diamo in pasto questa idea qua, quella che dicevo prima, un 2, 3, 4, perché non la diamo in pasto a degli studenti? Studenti del ultimo, penultimo anno delle superiori e delle università. Li mettiamo a pensare in un hackathon per due giorni. Ragazzi, pensate, noi siamo qui, per qualunque necessità siamo a disposizione, se avete domande ci siamo. Morale della favola, dopo due giorni si presentano con tre idee. Giuria, decidiamo che quella che ci piaceva di più era quella che poi su cui poi si è lavorato. Ovvero, io prendo queste robe qua, arancia e fonti di caffè, li tramuto in un ammendante. Ammendante cosa è? Una sorta di fertilizzante light, diciamo, l'ha spiegata assolutamente male, senza dovizia di particolari. Un fertilizzante light che poi lo posso riutilizzare per il verde interno ed esterno del centro commerciale. Perfetto, ci siamo. Abbiamo identificato i nostri quattro punti che dicevamo prima. Perdonatemi, tre dei quattro punti che dicevamo prima. Ce ne manca uno, che è l'aspetto tecnico, ovvero ma chi è che mi fa questo lavorino qui? Cioè io so che con il caffè ci faccio l'ammendante, con l'ammendante ci faccio un qualcosa che migliora il verde pubblico, il verde interno ed esterno. Come faccio ad arrivare anche al pezzettino in alto, ovvero a qualcuno che si occupi di strutturare questa cosa? Cerchiamolo sul territorio. Perché? Cioè dobbiamo essere autoreferenziali? Assolutamente no. Guardiamoci un po' intorno. Abbiamo coinvolto il comune del posto di riferimento, nello specifico è il comune di Villanova di Castenaso, in provincia di Bologna. Ci siamo confrontati con loro e loro ci hanno detto, ma guardate un attimo che qui da noi ci sono due o tre cooperative sociali di alto livello con le quali poter strutturare questo percorso. Loro si possono occupare di questo. Fateci un po' una chiacchiera. Ci siamo andati a parlare, li abbiamo coinvolti e il progetto di una ci ha particolarmente convinto. Loro ci dicono, guardate, se voi riuscite a mettere una compostiera all'esterno del centro commerciale, il rifiuto che viene raccolto da noi stessi come cooperativa sociale, dando lavoro a persone escluse in questo momento dal mondo del lavoro, questi raccolgono il tutto, ce lo vanno a mettere dentro la compostiera, la compostiera fa il suo giro, dopo sei mesi ti esce il primo ammendante, poi ovviamente gli altri vengono un po' più a seguito, ti esce il primo ammendante, questo primo ammendante mi entra nel giardino e io con i miei persone che gestiscono i giardini te lo posso tenere, te lo posso manutenere. Si è fatto bingo, aspetto sociale, aspetto ambientale e collaborazione con il territorio. Però ci mancava un pezzettino che era detto da qualcun altro prima e lo riprendo perché è un qualcosa di interessante. E se la facciamo, ce la diciamo fra di noi, non si va da nessuna tante parti. La cosa importante è trovare la collaborazione sul territorio e e attivare motori sul territorio. Fine di ottobre di qualche anno fa, lancio dentro il centro commerciale, in cui quiz a tematica ambientale, flash mob a tematica ambientale, convegnino a tematica ambientale, lancio il tema e lancio una piccola campagna di comunicazione che coinvolge la comunità locale su questo progetto. Quindi, come vedete, vari partner, varie attivazioni, eccetera, eccetera, per un progetto che, in questi giorni stiamo arrivando alla posa della compostiera, quindi ci è voluto un po' di tempo a portarlo avanti
ovviamente è tutto rose, sempre per rimanere in tema, è tutto rose e fiori il mondo della progettualità di questo genere? No, diciamocelo, anche in contesti come questo, diciamocelo che ci sono delle sue difficoltà a fare cose di questo genere, perché se io avessi deciso insieme a Coppe e a Camst di fare d'emblée un'economia circolare, l'avrei fatto probabilmente in tempi più brevi, ma non l'avrei fatto bene come è venuta adesso, non l'avrei fatto così partecipato, non avrebbero partecipato così tante persone, l'università non sarebbe stata parte attiva di questo e il comune non lo sarebbe stato, quindi di conseguenza ho allungato i tempi, non sono stato, in quanto mi ero detto fin dall'inizio che volevo essere attivo da almeno 2 anni fa, non è stato così, però senz'altro il progetto che viene bene è atteso, conosciuto, e la speranza, ovviamente poi lo vedremo una volta che lo metteremo in campo realmente, ipotizzo entro il prossimo mese, la speranza è che insomma c'è dell'attesa, c'è della comunicazione, c'è già gente attenta a questo progetto, la speranza è che una volta che lo metto in pratica, lo comunico bene, riesco a fare quello che voglio, ovvero fare della comunicazione sugli aspetti inerenti la responsabilità sociale, la responsabilità ambientale, l'economia circolare, il ruolo dei rifiuti, insomma è un progetto, il ruolo sociale di un progetto come questo, sono tantissime cose che possono essere comunicate, ma se arrivavo a dirla questa cosa qui senza aver coinvolto così tante persone, probabilmente restavo un po' più lettera morta. Poi alla prossima puntata vi sapremo aggiornare se queste speranze, queste cose che abbiamo fatto si sono tramutate in realtà o meno. I presupposti sembra che ci siano. Grazie, grazie mille Francesco per aver anche messo bene in luce come è possibile appunto ripensare i luoghi e guardare in effetti oltre i confini della singola organizzazione per mettersi in rete e cercare di creare un impatto che vada oltre a quello che magari era identificato in precedenza, oppure che riesca a mettere insieme aspetti ambientali, aspetti sociali e effettivamente anche quelli poi di business economici. Io andrei veloce ripassando la parola ad Elisa Rotta per la prossima testimonianza. Grazie mille Sara. Ora passerai anch'io subito la parola ad Angela Melodia, che ha un job title che è veramente centratissimo per questa nostra sessione, è responsabile sviluppo, innovazione e riqualificazione sociale e culturale di Fondazione SNAM. SNAM è un'azienda leader europea ovviamente nel settore energetico del gas, e ha deciso proprio di costituire una fondazione per connettere il mondo dell'impresa con il terzo settore e generare un impatto sociale attraverso le competenze dell'azienda che vengono messe a disposizione. A questo punto chiederei ad Angela come hanno sviluppato una delle iniziative chiave di questa fondazione, che è il progetto Corvetto Adottami, realizzato proprio in un quartiere del Comune di Milano, il quartiere Corvetto, e come hanno costruito anche la partnership attorno alla quale il progetto è stato poi sviluppato. A te Angela. Buongiorno a tutti e grazie mille, anche io veramente vi ringrazio per l'opportunità di partecipare a questo appuntamento interessantissimo e per averci dato la possibilità di parlare del nostro progetto Corvetto Adottami. Io penso veramente che le partnership siano l'elemento chiave di questo progetto, che appunto è stato uno dei primi e più importanti progetti su cui Fondazione SNAM ha iniziato ad operare poco dopo essere stata costituita. Perché la scelta di questo progetto, che ha l'obiettivo veramente di promuovere la rigenerazione urbana e contrastare la povertà? Abbiamo scelto sin da subito di concentrarci sul tema delle periferie, che sono ovviamente dei luoghi molto complessi, ma che sono secondo noi anche uno dei luoghi in cui più si possono anche concretizzare delle opportunità e in cui si aprono veramente delle possibilità di lavorare sull'innovazione sociale. Sin da subito per noi questo aspetto della partnership è stato centrale, perché infatti abbiamo cercato sin dalla identificazione del progetto di lavorare insieme prima di tutto a Fondazione Cariplo, come che è stata già menzionata in precedenza, che ovviamente aveva già
degli interventi su il territorio e che aveva anche già promosso diverse azioni di studio dei bisogni e di costituzione di rete. Abbiamo quindi deciso di non ricominciare da capo, diciamo, mettendo in piedi processi di studio e di analisi da soli, ma da subito abbiamo chiesto a Fondazione Cariplo di condividere la loro lettura del bisogno e di introdurci a quelle che secondo loro erano le reti più importanti che erano attive su questo territorio. Perché siamo partiti dal quartiere Corvetto? Proprio perché, come molte altre realtà hanno condiviso prima di me, Corvetto è proprio il nostro vicino di casa, cioè è un quartiere molto vicino alla headquarter di SNAM a San Donato Milanese ed è proprio uno dei quartieri in cui è presente un ufficio di SNAM. Abbiamo quindi poi promosso una serie di azioni anche in partenariato con il Comune di Milano. E infatti, parlando delle diverse componenti di questo intervento, che sono il contrasto alla povertà educativa, l'innovazione sociale e il lavoro sugli spazi verdi, quindi la riforestazione, vorrei parlarvi di un'azione particolare che abbiamo chiamato il progetto il tappeto volante per la scuola Tommaso Grossi, perché penso che in questa azione si esemplifichi anche quel ruolo di abilitatore che noi vogliamo avere. Proprio come menzionava Elisa in introduzione. In questo progetto, infatti, il tappeto volante per la scuola Tommaso Grossi, come Fondazione SNAM siamo partiti dalla rete che intorno alla scuola Tommaso Grossi era già costituita all'interno del programma QB di Fondazione Cariplo, al quale partecipiamo, e abbiamo aiutato questi attori, che quindi rappresentano l'Associazione dei Genitori e tantissime associazioni sul territorio, a progettare un percorso di riabilitazione, di rigenerazione intorno alla scuola. Abbiamo quindi messo a disposizione le nostre competenze all'interno del nostro programma di volontariato aziendale e abbiamo aiutato questa rete a partecipare ad un bando del Comune di Milano, il bando Piazze Aperte, che quindi ha permesso di realizzare l'intervento. Quindi vedete che in questo caso le nostre risorse di fondazione vengono usate in modo sinergico a quelle degli attori già presenti sul territorio. Quindi probabilmente, se non ci fosse stata la nostra azione, la rete locale non sarebbe riuscita a partecipare a questa opportunità aperta dal bando, e il nostro intervento ha prima di tutto permesso questo, e in seguito stiamo appoggiando i diversi attori nella realizzazione di questo progetto, che permette alle famiglie, alle associazioni di avere a disposizione uno spazio all'interno del quale svolgere diverse attività educative di socialità e permette anche di connettere e di valorizzare le diverse aree verdi che sono in prossimità della scuola. Quindi questo secondo me è proprio uno degli aspetti importanti del nostro progetto, e anche nella componente di innovazione sociale è stato per noi fondamentale l'aspetto di rete, perché abbiamo promosso e sostenuto la partecipazione ad un'altra azione di rete, che è stato il sostegno allo studio La Fabbrica di Quartiere. Anche qui abbiamo partecipato a questa azione promossa dall'Università Yulm e dal Politecnico di Milano, che era un'azione direi collettiva e corale, perché infatti siamo stati al fianco di diverse altre imprese che operano sul territorio di Milano, e insieme ci siamo proprio interrogati di come le imprese possono intervenire per promuovere processi e progetti di sviluppo locale. Quindi vi ringrazio moltissimo per la possibilità di
avermi permesso appunto di presentare il progetto e rimango a disposizione poi per il dibattito. Grazie mille Angela per contributi che ci hai portato e per aver esemplificato appunto con casi molto concreti la presenza attiva che un'azienda può mettere in campo, come abbiamo visto sotto diverse sfaccettature, quindi aziende che provengono da settori completamente differenti che hanno trovato il loro modo di essere presenti e attive nel territorio che vivono. Passerei dunque la parola anche all'ultimo ospite di questa tavola rotonda, che è Alessandro Andro Loro, Head of Innovation and Communication di IGP Deco, che invito a raccontare come anche dal punto di vista di un'azienda come IGP Deco, che si occupa appunto di comunicazione esterna, globale, che poi magari appunto ci spiegherà un po' meglio come si articola, che tipo di ruolo può avere un'azienda di comunicazione proprio nel promuovere, nell'interagire con i cittadini per portare avanti partnership, per portare avanti temi di sostenibilità e di inclusione. A lei la parola. Allora, grazie Elisa, grazie di averci invitati e di averci dato la possibilità di parlare di, credo, uno solo dei nostri progetti, perché ci siamo sentiti prima e dato che lei mi aveva dato 5 minuti, ho pensato che in 5 minuti non ne potessi presentare più di uno. IGP Deco è un'azienda di cui è difficile spiegare esattamente cosa faccia, quindi non mi dilungo più di tanto, posso solo dire che il nostro business model, che poi è il modo in cui l'azienda crea, fornisce e cattura valore, è quello di fornire direttamente alle città servizi pubblici finanziati dalla pubblicità, oppure contribuire a finanziare con la pubblicità servizi pubblici erogati da terzi, in primis le aziende municipalizzate, senza alcun impatto per le finanze locali e sui contribuenti. Ecco, mi è venuto impruriente la lingua prima quando sentivo parlare il signor Beda, perché ha parlato di partner civiche. Noi abbiamo mangiato e mangiamo partner pubblico-private fin dalla nostra nascita. Abbiamo questo tipo di competenza. Quando Google ha costituito un'azienda che io considero uno dei principali competitor di IGP Deco nel mondo, che si chiama Sidewalk Labs, ha comprato il nostro equivalente degli Stati Uniti e non l'ha comprato per svolgere questa attività perché aveva la competenza di trattare con le aziende sui loro investimenti pubblicitari, ma perché aveva la capacità di far dialogare il pubblico col privato. Quindi passo oltre e dico che l'iniziativa di cui vi voglio parlare è un'iniziativa che noi abbiamo chiamato Goodvertising, la pubblicità che fa del bene, perché la pubblicità può fare del bene. Ho visto recentemente una campagna pubblicitaria negli Stati Uniti che addirittura aveva un intento terapeutico, quindi la pubblicità addirittura può avere, diciamo, un intento terapeutico. Noi abbiamo un'idea un po' stereotipata della pubblicità, sinceramente. Abbiamo l'idea della pubblicità come consigli per gli acquisti. È solo quella. Parlo di questa cosa perché ieri, voi sapete che ieri si è celebrata la festa della natura in città, organizzata dal WWF, proprio ieri. E proprio oggi comincia a Kunming, la città dell'eterna primavera in Cina, il COP15 sulla biodiversità. Quindi ho pensato che più sounding di questo intervento non ci fosse niente oggi. Allora, intervistato di recente il Stefano Mancuso, che voi sapete è uno dei pionieri dell'economia digitale, ha detto: che cosa si può fare, gli chiedeva l'intervistatore, che cosa si può fare, diciamo, per adottare una soluzione immediata per ridurre il riscaldamento globale, e lui ha risposto testualmente: piantare 1.000 miliardi di piante. Ha anche detto che negli ultimi 2 secoli noi ne abbiamo tagliati più di 2 miliardi di piante. Lui dice: dobbiamo immaginare città diverse piene di piante. Bene, noi l'abbiamo preso in parola. E dato che noi non possiamo fare investimenti diretti nella città, noi siamo dei fundraiser di fatto, raccogliamo diciamo investimenti pubblicitari che devono servire a finanziare servizi alla città. E visto che prima si è parlato di capitale sociale, non c'è quasi niente come il trasporto pubblico locale per incrementare o per creare capitale sociale in città.
Allora, dicevo, questa iniziativa, questo format che noi abbiamo definito di Goodvertising è un'esperienza. Noi stiamo vivendo questo passaggio epocale dalla vendita di spazi alla vendita di esperienze, che chiamiamo Figital perché è un cocktail di fisico e di digitale, e che consiste sostanzialmente di un applicativo web che permette di innescato dalla pubblicità sui nostri impianti, permette alle persone che si trovano di fronte al nostro impianto di trasformare il loro tempo di attesa del mezzo pubblico in piantumazione per la città. Cioè noi trasformiamo in questo modo un tempo che noi chiamiamo vuoto perché normalmente è tempo perso, possiamo chiamarlo o perso oppure vuoto, ma è la stessa cosa. Trasformiamo tempo perso, monetizzandolo, in un'opera di piantumazione urbana. Naturalmente coi soldi dei brand che riusciamo a convincere ad investire in questa innovativa modalità commerciale. Devo dire che abbiamo presentato questo progetto a Milano, Goodvertising per Forestami, attraverso una partnership con Forestami, che non ha avuto molto successo. Devo dire che è stato difficile, per adesso è stato difficile convincere i brand ad investire su questo, tra virgolette, prodotto, se vogliamo chiamarlo così. E allora poi con Torino invece, con l'iniziativa Goodvertising per Dona un albero, ci siamo associati ad un'iniziativa culturale che si chiama Abacadabra, varata da un evento che si chiama Graphic Days, che ha utilizzato i nostri spazi per vendere dei manifesti d'autore, e la vendita di questi manifesti d'autore, i proventi dalla vendita di questi manifesti d'autore vengono trasformati in piante, realizzando quindi un'iniziativa che credo si possa definire tranquillamente di pubblicità circolare, perché ritrasforma in alberi la carta che è stata prodotta abbattendoli. Io ho finito di presentarla, questa iniziativa, Elisa, spero di non essere stato troppo lungo. No, molto affascinante questa idea della pubblicità circolare che riesce a recuperare e recuperare verde e anche generare appunto valore da questo. Credo che sia davvero un buon esempio di innovazione. Sicuramente guarderemo la pubblicità con occhi diversi anche in questo successivamente. Io darei la parola adesso a Sara per avviare così il secondo giro di confronto e di dibattito. Grazie, sì, veramente complimenti a tutte le iniziative da questo primo giro si è veramente approfondita grande diversità e grandi diverse sfaccettature di progetti molto interessanti. Appunto, secondo giro io farei giusto un tweet come si faceva anni fa, con un brevissimo giro di tavolo sulle prospettive future. Quindi appunto chiederei a Irene Checchi e poi successivamente a Giulia Martina Bosi di indicarci quelle che sono, dai vostri punti di vista, le prospettive future che vedete rispetto, insomma, al progetto e alle iniziative che avete realizzato e di cui ci avete raccontato. Quindi prego Irene. Allora, in un tweet, quindi, uno degli indirizzi tra i tanti che ci è stato dato dal nostro comitato consigliare di sostenibilità c'è il tema delle partnership, cioè la partnership è un'azione concreta appunto per portare a terra la strategia che Emilbanca si sta dando. Quindi dopo questa prima mappatura e coinvolgimento di un numero veramente elevato per il nostro territorio di comuni, certamente noi vorremmo mettere in campo, stiamo valutando come fare, di mettere in campo proprio un percorso, come dicevo prima, affinché gli stakeholder del territorio, quindi non solo le pubbliche amministrazioni, ma anche le nostre imprese clienti, piuttosto che le scuole, perché anche questi sono stakeholder importanti, possano mettersi in rete con il nostro ruolo di facilitatori e promotori per poter, diciamo, moltiplicare le best practice. Quindi certamente vedrete un abbiamo in cuore in comune bis,
che è un upgrade del fase 1. Per quanto mi riguarda, invece, direi che la cosa importante è appunto partnership e coprogettazione, quindi andare avanti insieme con obiettivi concreti. Credo che in questi anni, anche durante la pandemia, gli obiettivi per la sostenibilità sono chiari a tutti. Le azioni per raggiungerli anche ora vanno proprio disegnate, create e messe sul territorio. Il territorio vuole anche dire quindi il paesino accanto casa, il comune da più di 30.000 abitanti e la grande città come Milano, ma dobbiamo farlo ora e insieme. Grazie. Di questi contributi io passo la parola anche a Valentina Pellegrini, con la quale quando ci eravamo sentiti avevamo ragionato su ripartenza e quindi quello che state facendo, che metterete in campo anche voi in questo periodo di ripartenza. Grazie. Quello che tengo a dire è che, essendo la perdita del lavoro la principale causa scatenante dello stato di indigenza dei nostri ospiti, l'obiettivo che ci stiamo dando dopo Ristorante Solidale è quello di far sì che la nostra fondazione, il progetto Ruben, possano diventare da un lato un centro di studio sulle nuove povertà, e lo stiamo facendo grazie al nostro osservatorio privilegiato insieme a un'importante università milanese, e dall'altro un centro di studio appunto per le ripartenze. Comprendere quale sia il momento esatto nel quale le famiglie entrano in uno stato di indigenza è importante per intervenire, e l'importante è farlo prima che il loro stato di indigenza diventi cronico, diventi critico anche per una assuefazione oppure per una rinuncia. Questo per Fondazione Pellegrini vuol dire favorire il reinserimento nella società attraverso progetti di lavoro che siano anche solo temporanei, perché magari non è il lavoro definitivo, ma siano importanti per ripartire. Ecco, questo è l'obiettivo che ci stiamo dati. Grazie. Grazie mille Valentina, e passerei alla Francesco Soldi con la stessa domanda. Insomma, abbiamo parlato di tempi brevi ma prospettive sul lungo periodo. Quali sono dal vostro punto di vista? Dunque, cosa ci siamo portati a casa da un progetto come questo? Allora, primo, si può fare. Se io voglio pensare a un altro progetto di economia circolare in un centro commerciale, si può fare. Magari anche anticipando un po' qualche processo, qualche procedimento, avendo imparato un po' a come si fa. Due, ma lo voglio fare da solo? No, mai più. Lo voglio fare con un territorio. Laddove territorio cosa è? Territorio è l'amministrazione comunale, territorio sono i cittadini, territorio sono le altre aziende che stanno vicino a un centro commerciale, territorio sono le aziende che stanno dentro il centro commerciale, cioè tutti gli operatori del centro commerciale. In più, perché lo dovrei rifare? Lo dovrei rifare, primo, perché le istanze che possono portare a fare progetti di economia circolare dentro un centro commerciale sono tantissime. Io prima lo dicevo di passaggio, ma ci ritorno adesso, il tema dei vestiti. Cioè, il tema dei vestiti può essere uno degli elementi futuri in cui io parto dal vestito che vendo in un centro commerciale, qualcuno me lo rimette a posto e mi ci fa qualche altra cosa, io lo rivendo o lo riutilizzo dentro un centro commerciale. Molto interessante. Mi ci vuole qualcuno che lo studi, mi ci vuole qualcuno che lo porti avanti, e per questo è opportuno di nuovo partnership, è opportuno di nuovo collaborazione, perché l'azienda non ha tutte le competenze per fare tutte queste cose. Di conseguenza ci sono altri che lo fanno. E poi, ultimo, e con questa chiudo, molto interessante questo riferimento al fatto che se te attivi un progetto di economia circolare, ne attivi anche uno di economia solidale. Questo è interessantissimo. Personalmente, ma come progetto forse non l'avevamo considerato all'inizio, ma una volta che ci siamo dentro, insomma, si vede che questo c'è. Non è un caso che adesso stiamo
lavorando, pensando a un progetto BIS collegato all'economia circolare, non è un caso che c'è di nuovo una cooperativa sociale lì dentro che ci lavora. Quindi fai un po' tutti quei pilastri classici della responsabilità sociale, cominci ad attivarli un po' tutti e diventa molto interessante. Grazie mille per questo spunto. Chiedo anche ad Angela Melodia quali sono gli elementi del progetto Corvetto Adottami che replicheranno anche successivamente, che porteranno avanti per i prossimi mesi. Allora, sicuramente noi pensiamo di aver trovato un nostro modello di intervento sui temi della rigenerazione urbana e della rigenerazione delle periferie, che possiamo sicuramente replicare in tanti altri contesti, in cui si interviene sulle persone. Come dicevo prima, noi siamo partiti dai giovani, quindi dai cittadini di oggi, ma che saranno anche i cittadini del futuro, e si lavora sulle persone, sulle loro relazioni, ma anche sui luoghi che danno forma alle relazioni. E pensando anche poi a quello che è stato il Covid per il nostro progetto, noi ci siamo resi conto di come questa scelta di lavorare anche sui luoghi pubblici, sugli spazi aperti durante la pandemia si sia rivelata ancora più importante e fondamentale, dato che per tutti noi i temi dello spazio pubblico, dello spazio aperto, dei luoghi di prossimità sono diventati veramente dei temi fondamentali e sull'agenda di ognuno di noi. Quindi questo sicuramente è il modello di approccio, che è un modello olistico e che vuole tenere insieme dimensioni diverse. Sicuramente l'aspetto delle partnership pubblico-privato e multi-stakeholder, che come dicevo prima è stato per noi fin dall'origine del progetto un aspetto determinante. E diciamo, l'altro punto che porterei è un aspetto, diciamo, più di metodo, che noi abbiamo utilizzato come dicevano anche gli altri attori, l'elemento del co-design, della coprogettazione. Io aggiungerei anche la parola iterativo, quindi sin dall'inizio del progetto noi abbiamo voluto fissare quelli che per noi erano dei temi fondamentali, degli obiettivi e dei macrosettori, ma poi le diverse attività del progetto sono state definite di anno in anno con gli attori del territorio. E questo secondo noi è un aspetto di metodo importante, che ci dà la possibilità da un lato di essere più pronti anche nel rispondere alle diverse sfide che possono concretizzarsi, molte delle quali, come è stata la pandemia, non erano immaginabili all'inizio del progetto, ma ci dà anche la possibilità di rispondere meglio a quelle che sono delle opportunità che si possono concretizzare, e anche di rispondere ai bisogni, che sono veramente i bisogni in continua evoluzione degli attori con cui lavoriamo. Grazie mille. Grazie Angela per queste battute finali. Passerei la parola anche ad Alessandro Loro per avere il suo punto di vista su quelle che possono essere le prospettive future dalla prospettiva dall'osservatorio di GPDECO. Guarda, noi siamo nella nostra attività alle viste di una trasformazione che io credo alla fine sarà epocale e che noi chiamiamo brand urbanism, che è diciamo la pubblicità non vista più come reclam, come abbiamo l'abitudine di vederla, ma come diciamo una risorsa che può essere messa al servizio delle trasformazioni urbane di cui tutti siamo auspici. C'è ormai è molto chiaro che c'è un gap, diciamo, tra ciò che le municipalità possono progettare di fare sugli spazi pubblici e le comunità possono fare da sole per attuare queste trasformazioni, e un gap, diciamo, in termini di risorse importante. Questo è, non è una cosa che diciamo solo noi, è una cosa che, per esempio, dice la più grande la struttura di placemaking del mondo, che è Project for Public Spaces. E dall'altro lato, grazie a Dio, piano piano i brand stanno capendo, gli strateghi del mercato hanno scoperto la valenza degli spazi reali. Senza la città di marca, mi spiace chiamarla così, ma voglio dire, nel nostro lessico così dobbiamo chiamarla, l'identità del marchio rimane solo un'immagine. E oggi, diciamo, le marche devono diventare qualcosa di tangibile.
se vogliono pensare o se vogliono sperare di entrare in relazione come serve oggi. Grazie, grazie mille. Direi che anche qui anche la collaborazione tra imprese per raggiungere un impatto sulla comunità e sul territorio è un elemento chiave, quindi rete tra imprese e terzo settore, rete tra imprese ed enti locali. La complessità non manca, devo dire, ma mi sembra che ci siano anche già delle belle esperienze in corso su cui possiamo sicuramente capitalizzare, per cui io davvero vi ringrazio per il contributo che avete portato alla discussione e ci rimaniamo sintonizzati, insomma, sicuramente siamo interessati ad avervi a bordo delle nostre future iniziative sul tema e sicuramente seguiremo le vostre che sono davvero, davvero molto interessanti e di impatto. Lascio anche a Sara una battuta conclusiva prima di salutare tutti. Grazie, no, grazie davvero appunto anche da parte nostra a tutte le interessantissime iniziative. Appunto, se dovessimo racchiudere con parole chiave, sicuramente si è trattato di ribadire come o le cose si fanno insieme e a questo punto si possono effettivamente portare dei risultati maggiori e degli impatti positivi, oppure effettivamente si rischia in un qualche modo di non sortire quell'effetto che si voleva desiderare. Quindi ecosistemi, rete, in partnership e coprogettazioni sempre più importanti nel prossimo futuro. Quindi grazie nuovamente a tutti e insomma, come diceva Elisa, alla prossima per ulteriori sviluppi rispetto appunto al tema e all'identificazione insomma di possibili filoni. Grazie davvero. Grazie e buon pomeriggio.